Muoversi, mettersi in movimento, compiere un gesto, una mossa, cambiare posto o posizione. Questo è il significato letterale della parola. Ma per una persona con disabilità, muoversi, guidare, viaggiare, vogliono dire molto, molto di più. E un diritto negato o taciuto è qualcosa che non limita solo la propria libertà e autonomia, è un'offesa all'umanità di tutti. Per questo, nel 1980, nasce ANGLAT, Associazione Nazionale Guida Legislazioni Handicappati Trasporti, con l'obiettivo essenziale di consentire a tutte le persone disabili di poter fruire pienamente del proprio diritto alla mobilità, sinonimo di autonomia e libertà, tanto nel trasporto privato quanto in quello pubblico, nel trasporto collettivo come nella guida individuale. Tante le professionalità, le competenze, molto spesso la passione, sempre l'impegno di dirigenti, delegati e associati che in questi lunghi anni hanno lavorato duramente, fianco a fianco con i disabili e le loro famiglie, con le istituzioni, con le imprese, per vincere tante battaglie di civiltà e legalità, per abbattere barriere fisiche e di pensiero, per cambiare leggi e proporne di nuove. Sempre a vantaggio di tutti. Nessuno escluso. L'ANGLAT è stata fondata nel 1980 quale associazione di categoria. Il suo acronimo è Associazione Nazionale Guida Legislazioni Handicappati Trasporti e nello specifico si occupa proprio del diritto alla mobilità, in particolare alla guida e al trasporto. È presente in tutta Italia con 45 sedi territoriali che svolgono un lavoro molto importante di rapporto, di relazione e di tutela del diritto alla guida, al trasporto e alla mobilità in genere, nonché all'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi l'accessibilità di luoghi, di servizi e in particolare appunto di servizi di trasporto pubblico locale. Sarebbe troppo lungo il tempo per elencare qui tutti i successi di ANGLAT e dei suoi uomini e donne. Successi che hanno fortemente contribuito a rendere questo paese un posto migliore dove vivere e affrontare le proprie sfide di tutti i giorni, il proprio diritto a una vita piena e il più possibile autonoma. Come la storica battaglia del 1986 per ottenere, per la prima volta, l'IVA agevolata sulle vetture adattate alla guida e al trasporto dei disabili, la possibilità di conseguire una patente di guida anche per persone con disabilità gravissime o quelle, molto più recenti, quali l'entrata in vigore del contrassegno europeo del parcheggio per disabili, l'equiparazione per coloro che hanno patologie stabilizzate delle modalità di rinnovo e dei tempi di validità delle patenti speciali a quelle dei normodotati, i parcheggi riservati con le tante campagne sul diritto al parcheggio. La società contemporanea cambia a una velocità mai vista prima. La tecnologia evolve e impone nuove dinamiche commisurate a possibilità sempre maggiori, mentre la mobilità diventa sempre più elemento centrale del nostro vivere di tutti i giorni. Ecco perché ANGLAT oggi non guarda solo ai tanti risultati in quasi 40 anni di impegno,
ma soprattutto guarda alle sfide che verranno, molto spesso già cominciate e che ieri, come oggi e come domani, ci vedranno in prima linea per il diritto alla mobilità e accessibilità delle persone con disabilità in Italia, in Europa e nel mondo. L'obiettivo appunto sarà quello di avviare un percorso partecipato nel pieno rispetto dell'articolo 4,3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che detta il motto nulla su di noi senza di noi, che porti, speriamo e ci auspichiamo, in tempi brevi a soluzioni o a procedure di semplificazione certe e immediatamente esecutive, che andranno quindi a vantaggio di tutti quegli uomini e quelle donne con disabilità che ad oggi purtroppo pagano sulla propria pelle gli ostacoli posti dalle norme o dalle procedure burocratiche imposte purtroppo dalla pubblica amministrazione. Le nuove sfide di Anglat oggi dicono che dobbiamo lavorare per andare a migliorare e a semplificare le procedure e la burocrazia in materia soprattutto di patenti di guida, in materia di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. Oggi purtroppo c'è una serie di confusioni e sono contento che la pubblica amministrazione oggi con gli enti competenti sono tutti qui insieme a noi per avviare questo percorso, perché poi alla fine le norme, come hanno detto tutti i relatori che hanno partecipato e preso la parola al nostro convegno, le norme ci sono, abbiamo le norme più belle del mondo e d'Europa. Dobbiamo lavorare sugli aspetti pratici, che poi è sempre stata una mission dell'Anglat nell'ambito della mobilità e della guida. Chiediamo di continuare a lavorare insieme, poi vediamo passo passo, step by step, le azioni e le soluzioni possibili, ma vogliamo essere sempre presenti e diventare sempre più interlocutori, non dico privilegiati, ma sicuramente autorevoli nella materia che è nostra ed è quotidiana. Io credo che da un lato registro una maggior consapevolezza da parte delle persone disabili relativamente ai loro diritti, non che noi non ne avessimo 30 anni fa, per carità di Dio, 35 anni fa, però oggi c'è una maggior consapevolezza da parte delle famiglie, ma soprattutto del fatto che non si tratta di mendicare qualcosa, ma veder rispettato il diritto di cittadinanza sostanzialmente di persone che si esplica attraverso una serie di percorsi e di riconoscimenti, tra i quali la mobilità, i trasporti, l'istruzione, l'assistenza, lo sport e via dicendo. Nello stesso tempo io credo che stia cambiando molto, vedete, e credo che sotto questo profilo lo sport stia aiutando molto, perché in fondo noi siamo abituati allo stereotipo un po' della disabilità che si coniuga in negativo, no? Laddove c'è un problema. Il far capire, che poi è la normalità così per il mondo in genere, anche di persone abili, che c'è il negativo ma c'è anche il positivo, aiuta a normalizzare. Noi dico sempre che i nostri campioni non devono essere campioni raccontati soltanto per le pagine di Sport Azzurro che loro scrivono, ma soprattutto per la capacità che hanno magari di cambiare la percezione del mondo. E guardate che la mission dell'International Paralympic Committee e di tutti i comitati paralimpici del mondo è esattamente questa: cambiare la percezione della disabilità utilizzando lo strumento sport quale grimaldello. Senza autonomia e senza libertà di movimento non c'è vita. Sembra stupido, ma
così come un gradino, due gradini al portone di casa, non poter prendere un autobus, un treno, un aereo o non poter guidare una vettura è un ostacolo grande al percorso di autonomia. Per cui io credo e ho sempre attribuito al lavoro dell'Angrat grande significato e grande rilevanza, perché nella sua specificità si occupa di un pezzo della vita delle persone, non soltanto ovviamente di quelle che potranno guidare, avranno la possibilità di accesso alla guida, e oggi in questo noi abbiamo uno straordinario alleato anche nella tecnologia. Cose che erano inimmaginabili 30 anni fa oggi sono assolutamente prevedibili in tutta sicurezza per chi guida e per gli altri, ma nello stesso tempo anche l'attenzione a tutto ciò che è trasporto sul ferro, su gomma, trasporti pubblici e quant'altro. Passa anche di là e soprattutto di là il riconoscimento del diritto di cittadinanza. Oggi i riflettori sui nostri atleti sono alti, loro sono diventati straordinari comunicatori, e attraverso il declinare il diritto allo sport in fondo si declina quello che noi vorremmo che avvenisse nella vita di tutti i giorni, ovvero sia che così come noi abbiamo concesso pari opportunità di accesso al diritto sportivo nella nostra dimensione, potesse essere concesse pari opportunità nell'accesso al diritto al lavoro, alla mobilità, all'uso dei trasporti pubblici, insomma a tutte quelle cose che fanno di una vita di una persona disabile la vita. La campagna che ho lanciato oggi per sensibilizzare la cittadinanza, la pubblica amministrazione sul rispetto del diritto al parcheggio riservato per le persone disabili. Non mettete mai davanti la vostra condizione, mettete davanti la vostra individualità, la vostra voglia, la vostra forza di andare avanti. Questo cambia completamente l'aspetto e l'approccio sia da parte vostra nei confronti di chi è non disabile e viceversa.